Albini non parlava e quindi tutto ciò che ci è rimasto e ci è arrivato proprio dalle sue opere. Quindi il suo era un insegnamento maieutico anche quando era in vita. La sua domanda chiave ai suoi studenti universitari quando gli presentavano dei progetti, non era un approccio critico nei confronti del lavoro che gli presentavano, ma la prima cosa che lui chiedeva era perché? Perché hai fatto questo? Che cosa ti ha portato? Qual era il tuo pensiero? Quali sono i valori che sottendono a quello che hai fatto? Quindi questo perché, che tra l'altro era diventato quasi un tormentone e gli studenti lo prendevano anche in giro, anche perché lui aveva la R moscia, quindi era una R arrotolata e chiedeva perché, perché, perché? E questo perché è qualcosa che è ciò che dovrebbe condurre tutta la nostra vita. E oltre a quest'arte maieutica dell'indurci a chiederci sempre perché, Albini aveva anche, ci dà anche un metodo che io dopo 10 anni di lavoro in fondazione ho incominciato a leggere come un codice per una crescita personale, oltre che professionale. Scomporre, cercare l'essenza e poi ricomporre, verificare sempre, monitorare un percorso e soprattutto agire con la consapevolezza di avere una responsabilità sociale, che significa che qualunque cosa facciamo, sia che ne siamo coscienti o no, impatta nel nostro contesto. Un esempio che vi posso fare per capire la traduzione in termini concreti di questo metodo è la sua radio in cristallo del 1938. La sua radio in cristallo era un regalo di nozze, viene da un regalo di nozze, quindi una vecchia radio in legno di quelle dell'epoca, che Albini smonta in tutte le sue parti costituenti per ricomporre poi le componenti elettriche, ovvero l'essenza, dentro lastre di cristallo e dando vita ad un oggetto che è un'anticipazione in qualche modo dell'high-tech di quasi 50 anni. Quindi è un simbolo la sua radio in cristallo, è un simbolo di portare alla luce ciò che sta dentro, di portare alla luce il nucleo delle cose, quello che veramente è importante mostrare, cioè l'essenza. Partendo dall'esistente, quindi da ciò che si conosce, in questo caso la radio della sua epoca, per scomporlo, cioè capire le parti di cui è costituito e ricomporre poi l'essenza in un insieme armonico, in qualcosa di nuovo, qualcosa che risponde alle necessità della contemporaneità. Il chiedersi perché significa essere consapevoli di come pensiamo, di come parliamo e di come agiamo. Significa essere consapevoli della direzione che vogliamo che la nostra vita prenda. Significa essere consapevoli dei nostri obiettivi per creare qualcosa che risponda a questo in maniera fedele. E il metodo è qualcosa che ci sostiene, ci dà dei paletti, ci indica una strada. Lo scomporre è l'arrivare a capire ciò che dobbiamo lasciare andare e ciò che invece sono i valori di noi stessi legati alla nostra vera essenza. Quindi il secondo principio è la ricerca dell'essenza. Chi siamo? Che cosa vogliamo diventare? Quali sono le cose in cui crediamo veramente? Allora sì che si può ricomporre tutto questo in un progetto concreto, in qualcosa che poi un domani qualcuno raccoglierà come testimonianza di noi stessi. E un altro principio fondamentale è che tutto questo venga sotteso da un senso di responsabilità sociale, soprattutto oggi, questo oggi lo stiamo vivendo, la consapevolezza di essere tutti interconnessi e che quello che succede qua avrà un impatto su quello che succede dall'altra parte del mondo, così come quello che è successo in Cina oggi ha un impatto fondamentale su quello che sta succedendo qua. Quindi non ci sono i confini, c'è la consapevolezza di avere un ruolo fondamentale in ciò che viviamo e in ciò che facciamo.